ho dato mandato ai legali del nostro comune di procedere ad inviare una diffida al governo regionale e a tutti i responsabili degli organismi che esprimono pareri e decidono sulla escavazione del porto canale di Mazara del Vallo. Gli ultimi eventi calamitosi hanno fatto temere il peggio anche a Mazara del Vallo. Una serie di coincidenze positive ha evitato che Mazara del Vallo venisse colpita da eventi calamitosi che avrebbero provocato numerosi danni. Evidentemente questa situazione diventa sempre più paradossale. Da 8 anni Mazara del Vallo aspetta che la regione siciliana dia avvio all'escavazione del porto canale di Mazara, che vale la pena di dire l'escavazione è una motivazione legata all'assetto idrogeologico del fiume. Non è un capriccio, non è soltanto un aspetto estetico. Nonostante le nostre sollecitazioni, non sono arrivate risposte positive dalla regione siciliana. Da qui la necessità di procedere a questa diffida. Dopo la diffida, qualora non si dovessero sviluppare positivamente tutte le vicende, saremo costretti a rivolgerci all'autorità giudiziaria e chiederemo l'accertamento delle responsabilità personali di tutti coloro che hanno in qualche modo funzione e ruolo su questa vicenda.